Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Enigma e oggi siamo qui su Clash of Clans. Ecco, vi presento per la prima volta il mio villaggio. Allora, non è che sia una gran potenza, ancora sono in Lega Argento 3. Sono in una posizione di merda in questo momento. Tanto ho trovato una disposizione per il villaggio. Ecco perché vedete il villaggio così un po' sparpagliato, che fa schifo, molto schifo. Per prima cosa, la disposizione che ho trovato è molto semplice. Allora, in questi giorni intanto sono passato al municipio livello 5 in modo da sbloccare l'accampamento, poi prendere altre cose come un'altra torre dell'arciere, prendere anche la torre dello stregone. E così via, sbloccato tante altre cose che comunque erano necessarie prendere. Allora, la disposizione per il nuovo villaggio è questa qua. Vi faccio vedere. È già impostata, dovrebbe essere tutto con le mura a livello 5. Siccome ho fatto poche guerre, ancora non ho abbastanza soldi da sistemare le mura. Intanto, una prima visione del mio villaggio è questa qui. È così impostato. Ora, pian piano cercherò di farmi almeno queste mura che sono a livello 3 e a livello 2, di farle tutte a livello 4, in modo da chiudere. Anche queste mura le farò a livello 4. E dopodiché, pian piano ci sistemeremo ben bene tutto l'accampamento. Poi dovremo fare le altre torri dell'arciere, portarle al 6 come questo qui, quindi avere una potenza in più, sistemare poi tutte le miniere d'oro e avanzare anche con l'elisir. L'unica pecca che non mi piace tanto di questo villaggio è il municipio che è esposto, cioè non è all'interno delle mura ma esternamente. All'inizio ho provato a fare una modifica mettendo al posto del castello del clan il municipio, ma come vedete la differenza di spazio è evidente, quindi non ho potuto fare niente. Chissà, più in là può essere che cambieremo anche schema del villaggio e quindi ci sarà spazio anche per quello. Comunque vedremo poi come ci attaccheranno, con quale difficoltà riusciranno a batterci oppure anche a perdere, chissà. Quindi per ora lasciamo questa disposizione. Io direi di andare a fare una guerra, dato che abbiamo tutti, se non mi sbaglio, tutto l'accampamento pieno. Vedremo cosa riusciamo a prendere, sperando di trovare comunque persone con un sacco di bottino. Comunque fa niente, era con lo scudo. Per esempio, queste persone qua sono da evitare completamente, che fanno cagare al cazzo. Vediamo di trovare qualcuno con molti spiccioli. Però devono essere un po' deboli, non troppo forti. 3000 e poco. Cioè, ragazzi, 3000 ti lasciano la merda. Io ho bisogno di cose tipo, ecco, già questo qua, 20.000 si potrebbe fare. Vabbè, anche se non è granché, ragazzi, io direi di... E che cazzo, mi è partito? Va bene, ormai è partito, ragazzi, mettiamolo qua. Mettiamo anche questi qua. Ormai è partita, ragazzi, è andata un po' male, però meglio di niente, dobbiamo ormai andare. Andiamogli addosso pesantemente, perché sennò non ne usciamo vivi. Uno. Ok, questa è molto probabilmente persa. Avete visto che è andata malissimo. Di solito attacco per lo più con i giganti. Però fa niente, ragazzi. Vabbè, ragazzi, la figura di merda è stata fatta. Meno 18 coppe. Vedremo adesso di fare un altro attacco, come faccio sempre io, come è il mio solito fare. Va bene, ragazzi, siamo pronti per andare a fare un'altra guerra. Ecco, per esempio, questo è scarso. Io attacco con gli scarsi, sì. Sono bastardo. Vai, vedremo come va questa qui. Comunque, alla fine gli arcieri sono per stuzzicare, diciamo, la difesa, ma quelli che fanno più di tutti, che distruggono più di tutti, fanno maggior danno sono i giganti. Vedremo cosa riusciamo a prendere, sperando di non fare brutta figura, perché a
Abbiamo detto che era scarso. Però vedremo, dai. L'importante è portare comunque qualcosa a casa di risorse. Almeno un po' di bottino. Non è granché, però dai, vedremo cosa riusciamo a fare. Dai, è così. Non sta andando granché bene. Però di già le difese le abbiamo già tutte buttate a terra, quindi si potrebbe anche vincere. Molto probabilmente abbiamo distrutto tutto il villaggio. Almeno recuperiamo le coppe che abbiamo perso nella scorsa guerra, dai. Ok, dai, questa l'abbiamo stravinta alla grande. Non era granché, però abbiamo avuto anche il bonus della Lega Argento 3. Meglio di niente, dai. Va bene, allora facciamo un'ultima war, un'ultima guerra. E dopodiché ci salutiamo. Comunque sia, non arriviamo a completare le mura. Ecco, questo per esempio, porca troia, è un grande villaggio. Allora, andiamo, proviamo ad attaccare da qua, sfondiamo. Un altro cannone, da qui non si può entrare, sfondiamo da qua. E infine da qua. Dai, vediamo come va questo. Attacchiamo qua, poi. Vediamo se riusciamo a sgraffignare questo, che anche lui ha la Lega Argento 3. Ecco, speriamo che entrano e abbattono dopo dell'arciere subito il coso, come si chiama? Non mi viene il nome, comunque. Buttato tutto a terra, ragazzi, fate vedere che Enigma ce la fa. Dai, è così. Vabbè, è un'ultima cosa, la difesa aerea non è che ci interessa tanto ora come ora. Comunque dai, ce l'abbiamo quasi fatta, si può dire. Abbiamo buttato tutta a terra della difesa nemica. Perfetto così. Perfetto, quest'ultimo attacco è stato davvero bello. Mi è piaciuto tanto, dai. Siamo riusciti a posizionare bene le nostre truppe. Questa volta sì. Eccellente, bello così. Buono buono, non me l'aspettavo. Abbiamo trovato comunque qualcuno che poteva essere un ostacolo, ma grazie ai nostri giganti siamo riusciti a posizionarci bene. Fanno perdere tempo e questa è una gran cosa, che non ci permette di prendere tutte le stelle. Vedete perché abbiamo posizionato anche il municipio distante rispetto alle mura. Ora non ci arriveranno forse a completare questo, vediamo. Forse sì o forse no. Ecco perché alcune cose bisogna metterle distanti, in modo che l'avversario, anche se ci distrugge il villaggio, non riesce comunque a finire e a prendere tutte le stelle. Comunque, ottima guerra, abbiamo preso 50.000, abbastanza buono. 32 coppe, ottimo, ottimo. Va bene ragazzi, allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Non è stato granché perché abbiamo fatto un paio di fail davvero enormi. Abbiamo preso 50.000, l'ultima guerra è stata quella che più è stata soddisfacente, diciamo, anche se non è stato chissà che cosa. Ma comunque è stato un passo avanti, dai. Durante il tempo che non registrerò cercherò di andare a portarmi avanti fin quando non completeremo le mura, e poi renderemo attivo tutto questo villaggio nel prossimo episodio, ragazzi, dopo che avrò sistemato le mura e appena sarò un po' avanzato con le altre cose che ci servono a livello di attacco. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e condividere il video se vi va. Grazie per la visione. Ci si becca alla prossima. Bella ragazzi.